A sto giro mi metto le orecchie perché con sto caldo il cappello è E inconcepibile. buonasera a tutti i bimbi, 200 bimbi, sono Filodoro e oggi, mamma mia, regà, che bellezza! Dopo il grandissimo successo che ha avuto il primo video del rio che ho fatto sul terzo film di Dragon Trainer, ovviamente non potevo mancare di andare a fare la reaction del trailer del nuovo film. It's a hidden dragon world. Wow. There were dragons when I was a boy. Where they went, only a few know. Our story changed the world forever. Oh, fermi tutti, cosa? Cosa ho visto? Cioè, solo lui ha un ottimissimo motivo per andarsi a vedere sto film. We did it! The world's first dragon Viking utopia. Your utopia, maybe. Mine's less crowded and more... Oh! Sanitary. Hey, bud, wait up! Oh my god. He's not the only one. She's a light fury. Oh, sorry. Did she just disappear? It's a hidden dragon world. Toothless, go introduce yourself. Oh, Madonna, no, Morel. Found my heart, broke it, made friends and lost it. Toothless has a girlfriend. I've hunted every Night Fury. Ma che sta except fare? Yours. Hand him over. I will never give him up. Then I will destroy everything you love. We are no longer safe here. We all have to disappear, completely off the map. We have to fight for their freedom. Oddio, sta canzone, guarda, guarda, scusate. You're nothing without your dragon. Attack! Show them what you got, bud. Save him. It's you and me, bud. Always. Ma cos'è? Sant'Antonio! Oh mio Dio! È bellissimo! Ma io non so se avete notato quanto cacchio è figo lui! Ok, parliamo di cose serie. Innanzitutto vi dico subito che il film uscirà in Italia in super anteprima, perché per una volta abbiamo il film pure prima dell'Americani, che è una cosa incredibile. E uscirà il 31 gennaio, ve lo giuro, io voglio fare una cosa tipo flash mob nazionale. Il 31 gennaio preciso andiamo tutti al cinema a vederci Dragon Trainer. Ammetto da un lato che però il cattivo, io ero straconvinta che sarebbe ritornato coso Drago Bulbist, anche perché nel secondo film, cioè non è che dice effettivamente che era morto, fa vedere che effettivamente era morto altro, perché se ci pensate finiva che lui andava sott'acqua e i capi rimanevano un po' così a guardare l'acqua, quindi io pensavo che di sicuro ci sarebbe stato il continuo dove lui ritornava, che era vivo. E invece no, a sto giro il cattivo è un altro. Ma per una volta dobbiamo dire una cosa, sti cavoli del cattivo, perché il problema, tra virgolette, è un altro, ossia un'altra furia buia, femmina ovviamente. Ora in realtà molti mi stavano dicendo di essere rimasti un po' allibiti, diciamo, su sta cosa della furia buia bianca, giustamente. Io in realtà avevo pensato, quando ho visto la prima locandina, che fosse una furia buia albina, diciamo così, perché anche in natura esistono gli animali albini, nel senso come esistono gli esseri umani albini, esistono anche gli animali albini, e quindi pensavo che fosse una furia buia, cioè per questo che fosse bianca, e invece no, perché da una dichiarazione che ho letto dell'autore si chiamerebbe furia lucente,
Nel senso che non è una sottospecie, tra virgolette, della furia buia, fanno parte praticamente della stessa famiglia, semplicemente che hanno... cioè, sono due razze diverse, sono la stessa categoria di drago, ma due razze diverse. Tipo i cani, no? Cioè, nel senso, la razza è una, so cani, però fa parte, cioè, sono razze diverse. Vabbè, avete capito che intendo. Ma a parte che è troppo carino quando gli fa così sulla testa, che mi ha ricordato troppo quell'ignorantaccio del gatto mio. Ma poi, oltretutto, dalle dichiarazioni che avevo letto, diciamo che ho avuto modo di riflettere su una cosa. Inizialmente nell'altro video avevo detto che secondo me avrebbero fatto il quarto film e il quinto film, perché avevo letto che volevano dividerlo in due parti. Quando ho visto il, diciamo, le prime locandine, il fatto che non si chiamasse Dragon Trainer 3 ma si chiamasse Dragon Trainer, com'è che si chiamava il sottotitolo? Il mondo nascosto, ho pensato forse col quarto film è il definitivo, anche perché avevo letto una dichiarazione del regista che aveva detto questo è il più bello di tutti quanti, e quindi avevo pensato forse col quarto chiudono definitivamente la saga. Però francamente mi pare strano per un altro discorso, per il semplice fatto che come avevo già detto nell'altro video, che essenzialmente durante il film i Cappestentato dovranno fare qualcosa di estremo, diciamo, per salvare, per tutelare le loro specie, il che vuol dire che draghi e umani si separeranno quasi sicuramente. E per un attimo, lo giuro, per un breve frangente mi è venuta tipo un attimo di angoscia di vivere, perché ho pensato, oddio, ma non è che magari sto film è un film, cioè quel tipo di film che finisce con l'happy ending ma allo stesso tempo c'ha quel finale che ti lascia il retrogusto amaro? Del tipo, sì, vivono tutti felici e contenti e tutto il resto, però alla fine si separano perché Hiccup deve badare ai vichinghi, perché ovviamente loro, cioè, sono la sua tribù, e Sdentato però deve allontanare i draghi, forse perché si sono resi conto che draghi e vichinghi, per quanto si aiutino a vicenda, alla fine i draghi vengono sempre quasi schiavizzati dai vichinghi cattivi per cercare di far male a altri vichinghi. E forse proprio per questo Sdentato decide di prendere tutti i draghi e riportarli sull'isola dei draghi per riportare finalmente la pace. E che penso che sarebbe un duro colpo per tutti quanti noi. Però effettivamente, vedendo il trailer, mi sono resa conto di una cosa. Avete presente la clip iniziale, quello dove ho sbraitato male vedendo Hiccup? Se ci fate caso, rispetto al resto del trailer, è adulto. Quindi vuol dire che quella clip è ambientata anni dopo, diciamo, l'uscita del... cioè, la situazione del terzo film. E allora qui le opzioni sono due. O, come avevo già detto, che il quarto film finisce così, con vichinghi e draghi che si separano, ma poi, diciamo, il cattivo di turno si scopre che minaccia può essere ancora una minaccia, e quindi poi nel quinto film draghi e vichinghi ritornano uniti e combattono insieme. Oppure, cosa che non so perché mi sembra molto probabile, fateci caso, sempre in quella clip Hiccup è adulto ma Sdentato non porta la pettorina, quindi vuol dire che in quel momento non stava effettivamente con Hiccup, perché Hiccup non gli leva mai la sella, perché ovviamente se gli levasse la sella gli leverebbe anche il pezzo, la protesi della coda, e quindi Sdentato non potrebbe volare, a parte che un po' vola manco con la sella, però vabbè. E quindi potrebbe essere un'altra cosa per far proprio chiudere definitivamente il quarto. E secondo me, se fanno questo tipo di finale, ve lo giuro, sarebbe una carognata di quelle colossali, penso, perché potrebbe anche finire con draghi e vichinghi che si separano, addio strappalacrime, momento di crisi esistenziale, che è un incrocio, sarà un incrocio tra la disperazione che hai avuto tra Coco, Toy Story 3 ovviamente, e Hachiko. Prendete i pianti che vi siete fatti in questi tre film e uniteli con questa scena, perché sarà uno strazio. E poi ovviamente clip anni dopo, dove Hiccup e Astrid sono sposati, perché mi sembrava aver letto che in sto film, non ho capito se in questo film sono sposati oppure si devono sposare. Comunque sia, Hiccup e Astrid sono sposati, hanno forse un figlio, non lo so. Hiccup magari sta girovagando per la foresta così, tutto tranquillo, per gli affari suoi, e a un certo punto si sente osservato e nell'ombra del fogliame vedono due occhi verdi che lo scrutano. Allorché i due amici finalmente si rincontrano dopo anni, e Sdentato prende Hiccup e lo porta sull'isola dei draghi per fargli vedere i suoi piccoli. E qui quell'unica parte potenzialmente intatta che era rimasta nella tua gabbia toracica, di quello che un tempo era il tuo cuore, gli potete proprio belamente dire addio. Non lo so, raga, perché devo ammettere che pure un finale del genere non sarebbe male. Solo l'unica cosa, rimango un po' allibita,
per il fatto che una volta avevo letto che volevano fare concorrenza in un certo senso, cioè non concorrenza, però volevano fare una serie di film con Dragon Trainer, volevano progettare una serie di film che avrebbero superato addirittura Shrek, sia in bellezza che in numero di incassi, che francamente non è che ci voleva tanto, nel senso Shrek secondo me gli ultimi due film si potevano pure risparmiare. No, solo l'ultimo, Shrek sono quattro. Qual era? Oddio, era il quarto o quinto quello di con tre motivi, no? Il quarto? Penso che con un film del genere, se il finale è questo, cioè non fanno box office, proprio il botteghino esplode in una maniera violenta. Però in effetti anche se lasciassero il quarto aperto e il quinto fosse ambientato anni dopo e finalmente ricombattono il cattivo, secondo me non sarebbe male. Voi che ne pensate? Va bene ragazzuoli, concludo qui il video. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace. Un mi piace se vi piace Hiccup. Madonna, ma l'avete visto il nuovo design dei personaggi tra l'altro? Dio! Mi raccomando, seguitemi su tutti i vari social che come al solito trovate link in descrizione. Noi ci vediamo il 31 gennaio per andare a vedere Dragon Trainer insieme. E nel mentre, mi raccomando, continuate a fandomizzare il mondo. Ciao!